potenza di quella delle sprinter pure. Nella prima semifinale Pernille Blume, la reginetta, campionessa olimpica nei 50 stile libero a Rio de Janeiro nel 2016, sarà in corsia numero 5. Quello che riguarda la Gran Bretagna, speranze riposte in Anna Hopkins, semifinale dei 100 che consente l'accesso alla finale in programma domani. Speriamo di avere una Federica presente. Poi sabato i 200 stile libero, domenica 400, un programma che dopo la prima giornata di assenza la potrebbe, perché con Federica il condizionale è sempre d'obbligo, vedere protagonista fino all'ultimo atto di questo campionato europeo. Questa mattina ha raccontato Elisabetta di essere qui più che altro per cercare un po' di condizione, per affrontando l'europeo di corta come una sorta di, non dico di passatempo, ma è un momento intermedio, però sappiamo benissimo quella che è la sua capacità di focalizzare l'attenzione a Pellegrini quando entra poi in ottica gara, che sia Bascara 25, che sia Bascara 50, che sia Europeo Mondiale Olimpiade, cambia completamente il suo orizzonte. Dall'alto al basso Fidkiewicz, Simanova, Surkova, Hopkin, Blume, Brun, Öpink e Martin. Una semi in teoria più leggera rispetto a quella in cui dovrà confrontarsi e misurarsi Federica Pellegrini. Sì, i nomi pesanti arrivano prevalentemente nella seconda semifinale, anche se qua Pernille Blume ha un personale tosto. Un 100 stile libero che sta cercando, se vogliamo, quello che sarà poi il futuro posto olimpico del dopo Kromovi Giorgio, del dopo Sjostrom, fermo restando che la svedese non penso proprio che abbandonerà il nuoto a seguito dell'Olimpiade di Tokyo. Comincia la semi numero 1, nella numero 2 Federica Pellegrini, abbiamo detto, con un peso specifico ben differente, si troverà di fronte a avversarie del calibro in vasca corta della Ustinova, della Anderson, in generale della Emskerk e della Gastaldello. Pernille Blume, corsia numero 5, atteggiamento differente rispetto a quello della batteria dove ha gestito e parecchio. Qua bisogna accelerare, il tempo per recuperare prima della finale di domani c'è, e allora niente calcoli e via a tutta con Anna Hopkin in corsia numero 4. Vanno più o meno a braccetto, erano separate a 50 metri appena di 3 centesimi, cuffia bianca per entrambe. E cuffia bianca, pardon, per Pernille Blume, cuffia scura per la Hopkin e centrovasca per entrambe, con la Hopkin che adesso prova a prendersi il lusso di allungare su una Blume che però non ci sta, risponde, vuole provare a mettere la mano davanti e alla fine è proprio lei, 52 e 18, 6 centesimi meglio della Hopkin. Sì, un buon livello ma nulla di trascendentale, una buona coppia davanti di due atlete che si sono prese a sportellate per tutto il 100 con un vantaggio nettissimo rispetto al resto. Ha vinto di esperienza, è grande il timing di Pernille Blume al tocco, ha mirato proprio l'arrivo, si è infilata sotto il braccio dell'avversario per precederla, ma dietro un balzo enorme tra la seconda e la terza, siamo addirittura al di sopra dei 53 secondi per la terza posizione, diciamo facendo dovuti scongiuri, porte Vai, aperte alla finale scongiuri. Porte aperte alla finale. Se non entri a queste condizioni, insomma, la colpa è tua. Il record italiano di Federica Pellegrini in questa gara, tanto per cambiare, 52.10, ed è un tempo di questo 2019 straordinario per lei, il crono in Coppa Brema il 7 di aprile. Esatto, alla Coppa Brema, dopo, a seguito dei campionati italiani. È un momento molto particolare quello, perché tu vieni da un'imbarcata di gare notevoli in vasca lunga e poi torni in vasca breve nel giro di una notte, e ti assicuro che quando ti si stringe la vasca la prestazione si esalta. Però è andata forte come non mai in questo 2019, nel senso che fai il record italiano nei 100 stile libero in corta, va da sé, mai eri andata così. Arrivi a Gwangju in Corea del Sud, non soltanto vinci la medaglia d'oro al mondiale nei 200 stile libero, ma la vinci con un tempo che in tessuto non avevi mai nuotato prima, cioè passati i 30 anni praticamente sta nuotando sia in lunga che in corta più forte di sempre. Sì, è vero, poi non avremo mai la controprova, avendo lei gareggiato nel periodo probabilmente migliore con tecnologia additiva, vedi poliuretano,
viene difficile pensare che la Pellegrini 2009 potesse perdere con la Pellegrini 2019, però la scommessa a cui non daremo mai risposta è così, è aperta. Non dal lato al basso, dall'alto al basso, caro mio, Bro, Ustinova, Vasic, Anderson, Emskerk, Pellegrini, Gastaldello e Dumont. Federica Pellegrini, corsia numero 6, parte medio-bassa della vasca. Al centro saranno la Anderson e la Emskerk, che sono le favorite per centrare i migliori due tempi. Attenzione, nonostante le fatiche già accumulate e parecchie in questa giornata, anche a Beryl e Gastaldello, Federica che potrebbe essere stretta nella morsa dell'olandese e della francese, e allora bisogna provare a rimanere più avanti possibile e a non staccarsi per entrare nella turbolenza. Al limite giusto quella, poco che basta per sfruttare la scia fino al momento giusto e poi aprire il gas fino alla fine. Si va, blocchetto di partenza. Molto reattiva Beryl Gastaldello, la francese in corsia numero 7, parte cercando di prendere il comando delle operazioni, subito la controrisposta da parte di Freya Anderson, la britannica che porta in scia Femke Emskerk, indietro come da copione fino a questo momento Federica Pellegrini, che deve cercare però di non scivolare troppo. Vediamo il passaggio dei 100 con la Anderson, dei 50 con l'Anderson davanti, timbra 25.02, poi la Emskerk, Federica Pellegrini è transitata 25.52 con mezzo secondo da recuperare. Adesso però prova a lasciarsi andare Federica, prova a recuperare quello che è possibile, sta provando a cambiare marcia, si riporta sotto alle sue avversarie. Quando Federica fa così vuol dire che bene o male il motore c'è sempre, il motore è quello buono, anche se i carichi di preparazione sono parecchi. Davanti continua l'assolo della Anderson, ma continua anche il recupero di Federica Pellegrini, che fa 52 e 58 per il terzo posto in semifinale. Beh, un bello stile libero, potente, disteso da parte della britannica, un ottimo 100 stile libero da parte di Federica Pellegrini. Al di là del tempo, 52 e mezzo, è piaciuto l'atteggiamento. Oggi ha messo a posto anche per i 25 metri, è vero era dietro, però con un distacco sostanzialmente minimo, poi è riuscito a distendersi sempre più, grande efficacia, molto bene, si trova proprio a suo agio, si vede che sta attraversando ormai un'onda lunga, lunga da qualche decennio, no, adesso a parte tutto, lunga di un paio di stagioni di felicità e di facilità natatoria, anche in questa occasione evidentissima. Federica che entra in finale con il quinto tempo, al di là del fatto che lei abbia detto prendo questo campionato europeo come tappa di passaggio, quasi di divertimento e di intrattenimento per allenarmi in maniera un po' più intensa, beh, dicevo, considerando tutto questo, comunque come la vedi per la finale di domani nei 100? Beh, la vedo competitiva, alla ricerca sicuro di un crono leggermente migliore rispetto a quello notato oggi. Non è un atleta da medaglia nei 100 stile libero, sarebbe un colpo formidabile salire sul podio in questa prova. Probabilmente lei l'occhio lo strizza a un podio che le è sempre sfuggito. Un podio che è sempre stato di specialiste vere, ci sono un po' di buchi a livello di iscrizioni nei 100 di oggi, è un'occasione d'oro, però insomma sarebbe un jolly. Questo è il riepilogo delle qualificate: Anderson, Blum, Emskerk, Hopkin, Pellegrini, Vasic, Gastaldello e Ustinova saranno